In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. San Domenico prega per noi. Ecco, benvenuti tutti alla festa di San Domenico in questa piazza Duomo che si rende sempre come un posto ideale, bello, raccolto come una chiesa. Noi ci troviamo qui, ecco, il tetto della chiesa è il cielo. E per fare che cosa? Per stare intorno al nostro santo patrono. Vedete, quest'anno abbiamo pensato, dato che c'è il palco, di metterlo al centro e noi stare tutti intorno. Questa è stata un'idea anche del nostro sindaco, e di farlo qui dal palco anziché dal balcone. Ed è una cosa bella, perché noi in questo 4 di agosto abbiamo un appuntamento prima di tutto religioso, perché noi siamo cristiani, celebriamo la festa del nostro santo patrono, ma poi anche è un incontro anche civile, perché si incontrano le autorità civili e quelle religiose per indicare che formano un tutt'uno, vivono in comunione, in collaborazione per il bene di tutti, per il bene dei giovani, per il bene delle famiglie, per il bene di tutti. Ci diamo tutti da fare per volerci bene e operare per il bene della nostra comunità, del nostro paese. Ecco perché adesso, come consuetudine, ogni anno il sindaco offre, mette al braccio del santo patrono la chiave. La chiave è solo un simbolo. Voi sapete che una volta le città, i paesi erano tutti circondati di mura e c'era la porta, e poi si chiudeva, nessuno poteva entrare in città, solo quello che aveva la chiave, e la chiave l'aveva il patrono della città. E poi è rimasta come simbolo. Noi abbiamo il nostro protettore, il nostro patrono, ecco perché gli affidiamo. Poi alla fine, dopo che ci sono stati i vari discorsi, alla fine facciamo l'atto di affidamento a San Domenico, ci affidiamo alla sua protezione, perché anche per questo anno che comincia da domani in poi fino all'anno 21, San Domenico possa, ecco, con questa chiave aprire le porte del nostro cuore e delle nostre case, e noi dobbiamo aprirgli le porte. Lui bussa, non è, come dice Gesù, ha le chiavi, però non entra se non l'apriamo noi, e quindi vuole che noi gli apriamo il nostro cuore, le nostre famiglie, per vivere santamente la nostra vita in questo anno di fede che sta per cominciare. Quindi io adesso do la parola al signor sindaco, che rivolgerà il saluto specialmente a tutti, ma noi, come ho detto, ci incontriamo anche con i, non si chiamano più emigranti, ma si chiamano sartanese residenti all'estero, che molti sono venuti, e quindi noi li accogliamo con amore e ci sentiamo uniti tutti come sartanesi che hanno come protettore San Domenico. Quindi adesso la parola al signor sindaco. Sì, scusate un secondo, perché qui sentiamo un rumore molto fastidioso. I telefonini. Se controlliamo per cortesia. I telefonini sono. Ma va bene il cambiamento. Sono i telefonini sono che danno impedenza. Non ci sono più telefonini. Anche se ogni anno ci ritroviamo qui per chi ha l'obbligo di parlare, è sempre un'emozione, perché questo è il momento in cui tutta la comunità si ritrova attorno al patrono della parrocchia, attorno a San Domenico. E già questo basta per fare di questo evento uno degli eventi più importanti che la nostra comunità possa tenere. Ma quest'anno
l'evento è ancora più importante perché quest'anno, assieme al parroco Don Nelio e a chi in questo momento fa il sindaco, abbiamo un nuovo sacerdote che terrà la conclusione e farà il panegirico del santo, e questo nuovo sacerdote è un sartanese, uno della parrocchia di San Domenico. Allora questo è l'evento più importante, e questo evento è talmente importante che ho detto quando c'è stata la messa che anche il coronamento del lavoro che Don Nelio ha fatto qui tra noi, perché la forza di un lavoro si vede non soltanto dalla qualità del lavoro, ma di quello che si lascia quando quel lavoro, quella missione, in questo caso non il lavoro, non c'è più. E Don Nelio ha lasciato il nuovo sacerdote, ha lasciato eredità d'affetti ed eredità di apostolato, e quindi Don Nelio è un benedetto dal Signore e questa parrocchia è benedetta dal Signore. In questo periodo qui io dico sempre oggi che noi non siamo altro che un tramite, siamo un ponte tra le generazioni che ci hanno preceduto e le generazioni che verranno, tra quelli che sono più grandi di noi e quelli che sono più piccoli di noi. Questo concetto è molto più importante oggi di prima, perché nel momento in cui si va verso una situazione, come dire, di non floridità economica, ma ci sono dei problemi economici un po' in tutte le famiglie, è molto importante per i giovani che si affacciano alla vita adesso e che si affacciano al lavoro avere la forza di affrontare la vita nella sua durezza, ma avendo alle spalle che cosa? La storia di questo paese e la storia di questo posto. Perché, e io invito i giovani a stare sempre di più uniti, sempre più in gruppo e a parlare con le persone che sono più grandi di loro, perché apprenderanno l'aneddotica di questo paese, la storia di questo paese, e vedranno come questo paese ha dovuto affrontare tanti problemi e da questi problemi ne è sempre uscito, sempre. E quindi io ricordo quando eravamo giovani noi, non c'era una condizione di benessere come c'è oggi dal punto di vista materiale, ma noi andavamo da soli a costruirci il terreno per fare, per giocare, andavamo a piedi a giocare negli altri posti, ma eravamo tutti assieme e camminavamo, per cui c'erano 20 persone che assieme camminavano tutte le sere, parlavamo con tutte le persone, abbiamo appreso la storia di questo paese e questa storia ci ha fatto forti e ci ha fatto capire che abbiamo un passato importante alle spalle e che con questo passato possiamo costruire un futuro. Allora il mio compito in questo momento che ho, in questo periodo temporaneo di questa consiliatura, l'onere di rappresentare l'amministrazione, sto lavorando a questo progetto di dare forza all'identità storica di questo posto, e abbiamo fatto un incontro proprio lì dentro con Leandro Miceli, con Corleone, Silvana Corleone ed Eugenio Corleone, e c'era anche Carlo Mera. Ho parlato con la moglie dell'ambasciatore, andrò a settembre perché abbiamo già portato una parte dei beni dell'ambasciatore Miceli De Biase, e andremo a prendere i quadri e una buona parte dei beni anche che hanno dei valori anche artistici, e in modo tale che andiamo a ricostruire un pezzo importante. Ad esempio Leandro ha già portato, ed è al municipio, e poi lo porteremo qui perché abbiamo già sceso la delegazione da sopra a sotto, e quindi sopra ci sarà tutta questa parte di storia del paese. Vi dicevo, Leandro ha già portato Aradi Ruggieri, e qualcuno che è venuto nella stanza del sindaco vedendola l'ha riconosciuta, e chiaramente è un legame profondo che fa traslare questo paese anche nelle prossime generazioni. E a questo proposito, visto che oggi è un momento importante perché per la prima volta abbiamo il sacerdote della parrocchia che farà il panegirico, io vorrei ricordare a questo proposito quello che ho già visto e che sarà poi a disposizione di tutti, perché ho visto i documenti di Don Eugenio Corleone, ho visto il discorso che lui ha fatto in latino quando si è laureato Erminio Cariati,
ho visto un discorso che lui ha fatto e che sarà poi visibile a tutti perché sono conservati questi, quando è morto Papa Pacelli, e vi assicuro che è di una forza di dottrina e di sapere che regge il confronto con tutto quello che è scritto sulla morte di Papa Pacelli. Ma c'è un'altra cosa che mi ha colpito profondamente perché l'ho appresa da ragazzo, e cioè che senza Eugenio Corleone Sartano non avrebbe avuto i diplomati e i laureati che ha avuto, e quindi recuperare anche questa memoria storica dà forza alle nuove generazioni. Quindi stiamo lavorando perché tutta questa parte di storia del paese l'anno prossimo sarà visibile, spero forse prima, però voglio stare con i piedi per terra in modo tale che recuperiamo tutta questa parte, accanto anche a tutto ciò che c'era stato nel centro dei danesi, la documentazione, le riunioni, i verbali, in modo tale che costruiamo in piccolo la storia di questo paese. E allora io vi lascio con questo augurio, rivolto soprattutto ai giovani. In questo periodo di difficoltà andiamo avanti cercando di trarre esempio da chi unisce e non da chi divide, e quindi in questo paese il nostro punto di riferimento sia sempre la parrocchia, sia sempre Don Nelio, perché Don Nelio è una delle figure importanti che ha retto questa comunità. E allora da questo punto di vista qui io auguro benessere a tutti, auguro un apostolato per come merita Don Claudio, e dico a Don Nelio grazie, grazie, grazie per quello che hai fatto per questo paese. Viva San Domenico, viva Don Nelio, viva a tutti noi. Ringraziamo il signor Sindaco sempre per queste belle parole, questi bei progetti di ricordi storici, dobbiamo scrivere la nostra storia. Ecco, adesso lui consegnerà la chiave, questo è il momento clou, diciamo, no? Molto importante e molto commovente. Sono pregate quelle che portavano la statua di venirla ad alzare davanti al palco. Nazionale, ci siamo sentiti proprio italiani e uniti a tutta l'Italia, che sta passando un periodo un po' difficile, però con l'aiuto del Signore si supera tutto, e siamo uniti anche, le stiamo sentendo in questi giorni tante volte il nostro inno nazionale ai nostri atleti che sono alle Olimpiadi, che stanno anche loro, molti sono bravi, che stanno vincendo parecchie medaglie, e quindi ci fa sentire veramente uniti in un solo popolo. Adesso passo la parola a Don Claudio per il saluto conclusivo.
non faccio un panegirico perché l'ho già fatto in chiesa, è solo praticamente una piccola riflessione. Pensando a quello che dovevo dire, mi sono soffermato sul significato, no? Per quale motivo noi consegniamo questa chiave a Santo Patrono? Innanzitutto è un segno così delicato e semplice, ma ha una profondità così importante e profonda da parte del signor Sindaco, no? Perché fa questo gesto, anche se lui può rappresentare la laicità, no? A stare al di sopra di tutti, però è un gesto così semplice e profondo perché ha un significato, è un simbolo quella chiave. Vedete, lo fa il primo cittadino a nome di tutta la comunità. Vedete, da parte della comunità, il fatto che il signor sindaco fa questo gesto non significa che è un qualcosa che demanda delle responsabilità soltanto al sindaco. Vedete, su quella chiave in realtà ci siamo attaccati tutti quanti noi. È un segno in realtà di responsabilità da parte di tutta la comunità di Sartano. Vedete, quel simbolo della chiave rappresenta il segno di comunità, di unità della comunità di Sartano. Vedete, e il fatto che l'ha attaccato il sindaco, non è che ci deve pensare soltanto il sindaco a mandare avanti il paese. Siamo tutti quanti responsabili, ognuno di noi, affinché ognuno di noi possa concorrere al bene comune. Tutti quanti noi siamo chiamati, nel momento in cui il dottor Sabatino Cariati, o Sabatino, molti lo chiamano così Sabatino, no? Per la sua amicizia e la sua vicinanza a Sartano e alle persone. Nel momento in cui l'ha messa lui, in realtà, l'ha legata ognuno di noi. Perché ognuno di noi siamo chiamati a collaborare affinché il nostro paese possa andare avanti, affinché il nostro paese possa migliorare. Ognuno di noi deve collaborare, perché se ognuno di noi fa un passo indietro, allora il paese crolla. Siamo chiamati ad essere responsabili cittadini, ad essere buoni cittadini. Per chi si reputa cristiano, essere un buon cristiano cittadino nel paese ed essere testimoni, ed essere praticamente colui che fa il primo passo. Dobbiamo avere la capacità di essere empatici, di vedere praticamente nell'altro praticamente la capacità di poterlo aiutare, avere la capacità di poter girare il nostro sguardo e capire dove c'è la necessità. E con le nostre forze di aiutarlo. Questa è la responsabilità, questa è essere anche le persone politici. Non significa essere persone politici pensando soltanto alla dimensione partitica, ma essere cittadini politici vuol dire essere persone della società. Fare in modo che la mia società in cui vivo vada avanti e non sperare praticamente nell'errore dell'altro per poter indicare e condannare e giudicare. La mia responsabilità del buon cittadino ed essere capaci di anch'io risolvere praticamente i problemi. Questo dal mio punto di vista ha il significato di questa chiave che noi attacchiamo al Santo Patrono, perché è vero che noi l'attacchiamo al Santo Patrono e lui può tutto, ma in realtà noi ci mettiamo ai piedi del Santo affinché attraverso le mie forze, attraverso la mia collaborazione, questo paese possa diventare un paese degno, un buon cittadino e anche un buon paese cristiano, seguaci praticamente del nostro santo. E ci dobbiamo mettere ai piedi di questo santo così glorioso e potente anche nella Chiesa, perché attraverso praticamente di lui, lui ci fa da strada in questo camminare anche della nostra società. E poi ogni volta che io vedo il santo non posso non ricordare praticamente, come ha detto Donnelio, i sartanesi residenti praticamente all'estero. Non posso fare praticamente memoria ogni volta che guardo questo santo. Vedete, ormai un pochino si è persa, no, questa cosa di ritornare. O meglio, ne ritornano pochi, perché ormai quelli che sono partiti hanno fatto dei figli, si sono sposati, hanno avuto anche la volta di altri figli. Magari tornano soltanto quelli là che si sentono più legati praticamente a Sartano e lo ricordano nel proprio cuore. Dovete invece, loro hanno una missione,
quelle di trasmettere praticamente questo amore di questo paese, perché i vostri padri sono nati in questo paese, i loro padri praticamente hanno messo la radice in questo paese, per questo sono legati a questo luogo, che è un luogo praticamente di famiglia, è un luogo praticamente dove si può comunicare l'amore praticamente per l'altro, la vera amicizia. Allora il benvenuto a questi immigrati che sono intornati, no? Perché ogni volta che voi tornate a Sartano potete trovare un clima di famiglia felice, un clima dove potete ritrovare quell'affetto che voi avete lasciato tanto tempo fa. E perché questo santo patrono realmente possa dare la giusta consolazione al vostro cuore che un giorno avete staccato andando via dall'altro paese. Questo è l'augurio, no? A queste persone che ritornano con affetto e l'augurio alla comunità cristiana di Sartano affinché potete essere anche dei buoni cittadini. Adesso concludiamo come ho detto facendo l'affidamento, però ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per la festa, in modo particolare ringrazio il signor sindaco, il carissimo Sabatino, e ringrazio anche tutti gli emigrati come ha detto adesso Don Claudio. E io mi ricordo una cosa, che loro quando, anche se sono lontani, anche se non ritornano, il giorno di San Domenico, specialmente a Toronto, si riuniscono, fanno dei picnic, fanno i maccheroni all'uso sartanese, per stare insieme e ricordare così la loro fraternità, la loro unione come sartanesi, e lo sentono questo. Quindi auguro a tutti loro, ecco, un buon cammino, un buon soggiorno a Sartano e un buon cammino anche di vita dove si trovano. E poi saluto tutta la nostra comunità, che questo giorno di San Domenico possa essere un momento di rilancio nel bene, come giustamente ha detto Don Claudio, con la collaborazione di tutti. In modo particolare ringrazio e saluto proprio lui, Don Claudio, che è stato il dono più grande di San Domenico, e è il primo anno che l'abbiamo in mezzo a noi da sacerdoti. Voi avete potuto gustare, abbiamo potuto tutti gustare le primizie sacerdotali, ecco, con le catechesi che ci ha fatto in questi giorni e anche le parole molto belle che ha detto questa sera. Io mi auguro, lo dico questa sera, non l'ho detto mai neanche a lui, mi auguro che possa essere il mio successore, che possa essere il parroco, il nuovo parroco di Sartano, quando sarà, ecco, che sarà una continuazione, ecco, per il cammino di fede di questo popolo che tanto noi amiamo. Allora ci affidiamo a San Domenico. Affidamento della parrocchia di Sartano a San Domenico. O glorioso Padre San Domenico, che hai trascorso la vita nell'adempimento perfetto del tuo dovere verso Dio e verso il prossimo, proteggi, propizio noi tutti della comunità di Sartano, che ci gloriamo di averti nostro protettore e patrono. Tu conosci le nostre aspirazioni, le nostre angustie e le nostre speranze. A te consacriamo questa sera la nostra comunità parrocchiale, perché sappiamo di trovare in te chi ci protegge. Anche tu hai sperimentato la prova, la fatica e la stanchezza, ma il tuo animo ricolmo dalla più profonda pace esultò di gioia per l'intima tua unione con il Figlio di Dio e con Maria, sua dolcissima madre. Aiutaci a comprendere che non siamo sole nel nostro lavoro. Aiutaci a scoprire Gesù accanto a noi, ad accoglierlo con la grazia e custodirlo fedelmente come hai fatto tu. Ti affidiamo le persone a noi care che si sono allontanate dalla Chiesa e dalla pratica religiosa, perché possono recuperare la luce della fede, la consolazione della speranza cristiana e la gioia dell'amore che si fa dono. Intercede soprattutto per i nostri giovani, perché trovano in Cristo il modello ideale dell'uomo nuovo e nel Vangelo la luce che li orienta nel cammino della vita. O Padre San Domenico, ti affidiamo la nostra parrocchia
perché tutto sia santificato nella carità, nella pazienza, nella giustizia e nella ricerca del bene. Amen. Adesso continuiamo la processione, poi alla fine nella chiesa chi vuole può baciare la reliquia, perché abbiamo una reliquia, voi sapete, è venuta, ci hanno portato solennemente, di un pezzettino di osso proprio del suo corpo. Il corpo di San Domenico, come sapete, si trova a Bologna, dove lui è morto ed è il compatrono di Bologna. Quindi chi vuole poi alla fine può baciare la reliquia di San Domenico. E poi trascorriamo questa bella serata, ringraziamo ancora il signor sindaco che ha offerto lo spettacolo come ogni anno, è un omaggio molto bello a tutta la comunità in occasione della festa del Santo Patrono San Domenico. Passiamo una serata di stare insieme in comunione, in divertimento, nella ricerca di conoscerci sempre più e sempre meglio. E poi alla fine ci saranno un piccolo fuoco artificiale, però poco, perché voi sapete che ci sono state molte fonde per fare una grande festa, ma sono i segni quelli che contano, perché tutte le cose siano belle. Bene, auguri a tutti e diamoci l'appuntamento all'anno venturo in questa piazza. Amen.
Domenico. Thank you.
Signore Padre Santo, noi ti glorifichiamo perché nella tua bontà hai colmato San Domenico dei doni del tuo spirito, esaltandolo in mezzo al tuo popolo come modello di vita cristiana e ambasciatore presso la tua misericordia. Per sua intercessione ti chiediamo di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente la carità. Concede al tuo popolo, Signore, la salute del corpo e la consolazione dello spirito, difesa nei pericoli, sicurezza nel lavoro, sollievo nel dolore e serenità nella famiglia, pace e concordia nella comunità e nel mondo intero. Accogli i voti e le preghiere che in unione con San Domenico, nostro patrono, oggi ti presentiamo con vitale fiducia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Scenda sul tuo popolo, Signore, la desiderata benedizione. Lo confermi nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda grazie per le tue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Viva San Domenico! Amaro, amaro.